Ciao ragazzi, ho già fatto diversi tutorial su Vasco Rossi, ma mi manca ancora un brano che è tra i più rappresentativi e amati della sua carriera. Sto parlando di Colpo d'Alfredo che vedremo proprio oggi in questo video. Colpo d'Alfredo è una delle canzoni più semplici da suonare di Vasco Rossi, infatti per l'accompagnamento abbiamo sempre il solito giro di accordi dall'inizio alla fine. Gli accordi sono soltanto tre. Re, La, Sol, giro di accordi che è stato utilizzato poi anche per comporre un altro grande classico di Vasco Rossi, Siamo solo noi, di cui mi sono già occupato, quindi trovate tra i miei video il tutorial. Non vedremo soltanto l'accompagnamento con chitarra acustica, ma anche le parti con chitarra elettrica, quindi anche le parti soliste e gli assoli. Mi sono basato sia sulla versione da studio, come vedrete, ma anche su alcuni passaggi che sentiamo nelle varie versioni live, quindi diciamo che ho fatto un mix. Ho trascritto la tab come sempre, quindi qui sotto la descrizione del video trovate il link per accedere alla tab, dove avrete anche la possibilità di scaricarla nella sua versione completa, dove ci sono ben tre tracce di chitarra. Vediamo gli accordi: abbiamo un Re, un La e un Sol. Quindi tre accordi dove viene sempre utilizzata la forma dell'accordo di Re. Quindi sia per il La e il Sol, abbiamo quindi sempre la solita forma dell'accordo di Re, però ovviamente spostati in altre posizioni. L'accordo parte sempre dalla corda di Re, l'accompagnamento faccio vedere due versioni. La prima è questa, che è più simile alla versione da studio. Quindi qui praticamente ci sento un passaggio sull'accordo di Re, questo, prima di andare sull'accordo di La. Sulla prima battuta non viene suonato, quindi. Rivediamo dall'inizio. Ecco, qui non va sul La, ma resta sul Sol, quindi. E poi riparte. Finisce l'intro e parte la strofa. Quindi la prima volta praticamente fa il passaggio sul La, la seconda volta rimane sul Sol. Adesso vediamo la seconda versione che suona sulla strofa. Questa si avvicina di più a quella live, quindi non abbiamo più questo passaggio, ma viene suonata in questa maniera. Rimane più semplice sia da suonare che magari da cantarci sopra, visto che non abbiamo quel passaggio. E qua fa sempre uguale. Abbiamo sempre il passaggio sull'accordo di La prima di tornare sulla battuta iniziale che abbiamo il Re. Quindi. Poi quando parte con la chitarra elettrica possiamo utilizzare gli accordi standard, quelli in prima posizione, e prima o poi lo uccido. Quindi
sempre il solito accompagnamento. È sempre re, la, sol. Adesso vediamo la parte più rockettara della canzone, chitarra elettrica, distorsione e prima o poi lo uccido. Quindi ancora re, la e sol. Poveri cordi di la e sol, stoppando la corda di la. Riparte la strofa, seconda strofa, e lei invece non ha perso tempo, ha preso subito la palla al balzo. Poi torniamo a questo punto della canzone quando ancora... E qui c'è una seconda chitarra, la chitarra solista, che fa questa melodia che riprende un po' il cantato di Vasco. Lentamente. Arriviamo alla terza strofa e quella stronza non si è neanche preoccupata. Ovviamente arriva al punto dove quando dice abito fuori Modena, Modena, abbiamo questo passaggio. Passaggio veloce. Slide fino al 22° tasto, vibrare bene la corda, ti porterei anche una mano. Quindi ancora power chord di re, questa volta faccio proprio power chord in un'altra posizione, quindi qua, re, la e sol. Ti porterei anche una mano. Ecco, qui riprendo un po' la versione live dove quando torna sul power chord di sol fa questa scala, quindi palm mute sulla corda di mi e di la e qua no. Poi slide. Ancora. E poi quando dice avevo fatto tutti i miei progetti, qui prendo un po' la versione live dove cambia l'accompagnamento, non fa più così. Ma praticamente riprende un po' il ritmo che fa il basso sulla versione da studio. Quindi... Che poi anche l'accompagnamento fatto sull'assolo. Quindi... Poi ritorniamo poi va sul sempre settimo tasto però corda di si e poi qui arriviamo all'assolo. E
ripetiamo lentamente. C'è questa scala finale abbastanza veloce dove fa tre note per corda, quindi possiamo legarle, quindi fare una plettrata per corda. Tendi in finale. Poi riprende questa melodia. Poi ancora sulla corda di mi cantino. Poi qua abbiamo il secondo assolo. Rivediamo. E possiamo riprendere la melodia. Fino alla fine della canzone. Bene, abbiamo visto anche questo grande classico di Vasco Rossi, non poteva di certo mancare colpa ad Alfredo tra i miei tutorial. Fatemi sapere se vi è piaciuto qui sotto nei commenti e per chi non l'ha ancora fatto lo invito a iscriversi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video, se volete. Ciao ragazzi!